Bentornati qui sempre Giovanni o Apocalissis 91 come preferite, che vi augura una buona visione del nuovissimo video di Crash Bandicoot XS per Game Boy Advance. Ok, la volta scorsa abbiamo battuto Neo Geo e abbiamo fatto il primo livello del terzo mondo. Ora faremo spaziale, il primo livello dello spazio, il primo livello che si svolge nello spazio, il secondo livello del terzo mondo. Quindi iniziamo subito così. Attenzione. Prendiamoci la vita e incontriamo subito il primo ostacolo degli ostacoli laser che provocano molti problemi. Qui ovviamente lasceremo stare le casse. Questo qua è un tipo di UFO che ci fulmina, guidato sempre da uno di quegli scienziati pazzi di Neocortex. Queste qua sono piattaforme immobili, se movibili o qualcosa del genere. Sono piattaforme che quando sono verdi si può saltare, quando iniziano a diventare rosse bisogna scendere perché sennò si capovolgono e noi cadiamo giù. Comunque, siccome il nome non lo so, ditemi se piattaforme mobili, se movibili o qualcosa del genere. Scrivete nei commenti il nome di quelle piattaforme lì, per favore. Solo per curiosità, perché. Attenzione, ecco. Sembrava proprio nel momento peggiore di quando era bianco. Un aiuto! Immaginavo. Saltato nel momento sbagliato, no? Ah no! Non ci credo! E dai! Devo salvare. Attenzione, andiamoci di stanza stavolta. Scusate il termine utilizzato. Scusate, ma non è mai male salvare col salvataggio automatico. Ok, prendiamo la vita, quindi. Ok, ecco, questi qua sono invece dei tappeti che ci portano più velocemente nella direzione in cui stiamo andando, soprattutto se camminiamo di panca. Vita. Cosa fondamentale per me, vita e checkpoint e acqua sono fondamentale per me. Noi non seguiamo i funghi e i frutti bob, non so perché ho detto funghi, scusatemi, perché non ci interessa dove vanno. Attenzione qua alla nitro, fortunatamente il salto doppio si protegge. Se avessimo avuto il salto normale non ci avremmo mai fatto. Ma se non avessimo avuto il salto normale non saremmo neanche qui, perché sbloccato dobbiamo battere il boss del secondo mondo, quindi Neo Geo. Come abbiamo anche potuto ben constatare la volta scorsa. Bonus utilizzato come checkpoint, quindi vediamo fino a dove arrivo. Arriverò. Ok. Mi interesserebbe arrivare da là, non faccio il tempo. No. Sì, quindi praticamente abbassa una vita. Vediamo se ce ne sono altre alla fine del bonus. Sì, per fortuna. Così ce l'abbiamo a 38. Quindi cerchiamo di bombe, non importa. Non è riuscito a saltare doppio. Temevo di cadere. Aiuto. Ok. Il cristallo preso, quindi siamo in prossimità della conclusione del livello, sempre se non ci. Ok, attenzione qua. Meglio aspettare, non mi fido. E arriviamo alla fine. Ok, ci spostiamo a fare città sommersa, prima però salviamo ovviamente la partita. Ok, città sommersa, arriviamo. Questo dovrebbe essere l'ultimo livello marino. Vedremo la difficoltà. No, 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 il penultimo, il penultimo. Ce ne dovrebbe essere un altro nel quarto mondo. Serpentone marino. O comunque qualsiasi nome abbia, scritto
il nome di questa bestione, perché io la chiamo serpente marino, serpentone marino. Però no, il suo nome ce l'ha sicuro, quindi volevo, per i più esperti vorrei sapere come si chiama. Chiedo ai più esperti come si chiama. Questo qua è un nuovo nemico, sono degli... come si chiamano? Calamari. Tentano di uccidersi, non so neanche come si uccidono, non so perché mi sono buttato contro di loro, sapendo che sarei potuto morire. Io profumo la mia volta in loro attenzione. Vediamo di fare cose fatte bene. Checkpoint. Due serpentoni marini che riesco a uccidere. Che bravo che sono. Con un solo colpo. Ok, per ucciderli bisogna beccarli in punta prima che si sparino verso di noi. Sì, in punta, nella punta della testa, ovvio, intendo quello. Culo. Scusate il termine, ecco, è ben immaginato. Ma veramente mi ha ucciso proprio. Mi ha ucciso subito dopo che ho preso il checkpoint, quindi è una buona cosa per fortuna. Vediamo se magari ci sono sorprese, ma non ci dovrebbero essere, in teoria. Quindi noi continuiamo. Aspettiamo. Ok, il cristallo, quindi siamo in prossimità della conclusione del livello. Oggi ho proprio voglia di dire in prossimità. Mi piace la parola in prossimità. Prossimità più che in prossimità. Perché in prossimità è in prossimità, due parole diverse. A parte questo discorso che non c'entra niente, chiudiamo il livello, salviamo. E ci salutiamo alla prossima!